è entrata nel vivo la preparazione del Cesena FC guidato da mister Angelini presso il campo di acquapartita a due passi dal lago. Anche in questa stagione, quella della rifondazione, i bianconeri non si sono separati dalla storica sede dove mettere benzina in corpo e accumulare fiato nei polmoni per affrontare una stagione lunghissima di Serie D. Tutti gli uomini a disposizione per il tecnico che sta svolgendo doppie sedute giornaliere da lunedì scorso con la chiusura imposta per la mattinata di sabato. Ieri al mattino, dopo l'apertura con un breve riscaldamento a base di corsa e stretching, il piatto forte sono stati calci piazzati. Schemi da calcio d'angolo e da punizione hanno tenuto banco per scardinare le difese avversarie. Prima di pranzo è arrivata anche la visita del presidente Patrignani, poi alle 17 la squadra è tornata in campo con lavoro fisico e una partita alla ranghi misti, dove si sono visti i primi abbozzi di tattica che già contro la Sampierana domani alle 20:30 potranno essere replicati. Intanto la Lega Nazionale Dilettante ha annunciato le 168 squadre che parteciperanno al prossimo torneo, con i gironi che saranno stilati entro il fine settimana e la prossima sorteggiati i calendari.